è un autore, Piero Calamandrei, che forse è il più citato insieme a Salvemini dai giuristi, sempre, come diceva Piero Calamandrei, eccetera. Soprattutto questo libro, che è una specie di libro Vangelo custodito gelosamente da tutti i magistrati, ma anche dagli avvocati. Il titolo è emblematico: Elogio dei giudici, scritto da un avvocato. Piero Calamandrei era un avvocato. Attenzione, edito, prima edizione 1934, seconda edizione 1939, mi pare, 38, 1954, ultima edizione 1959 e poi tantissime ristampe. Io ho questa ristampa che risale a, insomma, epoca relativamente recente, con un'introduzione di Paolo Barile. Perché voglio fare questa citazione? Per sfatare l'originalità di una frase che si sente ripetere in continuazione: il magistrato non è tanto importante che, cioè, è importante che un magistrato sia indipendente, ma deve anche apparire indipendente. È importante che sia giusto, ma deve anche apparire giusto. La differenza fra sostanza ed apparenza. Sembrerebbe anche una cosa ipocrita, perché l'importante è che il giudice sia veramente giusto e sia veramente indipendente. L'apparire è un apparire, è semplicemente un'apparenza e può essere anche ipocrisia. No, occorrono tutte e due le cose, perché un magistrato che è giusto, che è indipendente, ma se non appare tale, perde credibilità. La giustizia e la sua pronuncia scade nella sfiducia reciproca. Questa è una frase che tutti attribuiscono a Pertini. Come ho detto Pertini, un magistrato non è, è importante che sia imparziale, che sia indipendente, ma deve anche apparire tale. Ebbene, 1934, ve lo leggo testualmente, è brevissimo come citazione. Se si comincia ad ammettere che i magistrati, e siamo in pieno tema di questa sera, se si continua ad ammettere che i magistrati possono essere eletti deputati o senatori nella lista di un partito e che anche dopo le elezioni continuino, come è avvenuto, a rendere giustizia, bisognerà anche introdurre nei codici, tra i motivi per i quali un giudice può essere legittimamente ricusato, l'appartenenza del giudicabile ad un partito diverso da quello a cui è iscritto il magistrato che dovrebbe giudicarlo. Quindi un magistrato ex deputato di un certo partito, se si trova di fronte a un imputato di un partito diverso, quell'imputato dovrebbe ricusarlo. I giudici, per goder la fiducia del popolo, non basta che siano giusti, ma occorre anche che si comportino in modo da apparire tali. Il magistrato che è salito sulla tribuna di un comizio elettorale a sostenere le idee di un partito non potrà sperare mai più, come giudice, di avere la fiducia degli appartenenti al partito avverso. L'opinione pubblica è convinta, e forse non a torto, che prender parte nella politica voglia dire per i giudici rinunciare alla imparzialità della giustizia. Siccome questo libro è stato per la prima edizione del 34, l'altra è del 38, 39, 35, ho sbagliato, 35, 38, 54, 59, questa frase qui per lo stile probabilmente è stata scritta nella terza edizione, credo che sia il 54. Perché? Perché in un'altra parte, non sono riuscito a trovarlo, ho cercato sul taxi, non ci sono riuscito, da qui dentro c'è un episodio carinissimo, bellissimo, che non lo ritraccio, ma è bellissimo. Un giovane magistrato deputato cattolicissimo, una sera in un ristorante all'aperto vede una signora che fa scivolare il bolerino dalle spalle e mostra le spalle nude. Questo giovane magistrato, nominato deputato cattolicissimo della Democrazia, era un partito cattolico, diciamo quale, si alza dal tavolo accanto, si avvicina a questa signora e le dice: si vergogni, e la schiaffeggia. Citato qui. Sfido tutti voi a individuare il nome di questo giovane magistrato che nel 54 era Scalfaro. Scalfaro. Ma no, smentisco nel modo più e
Siccome lo stile quando l'avevo letto a suo tempo è identico, questo pensiero qui sulla magistrato e politica risale agli anni 50. Mi rifiuto di credere che fosse degli anni 30, perché all'epoca i magistrati in politica non è che si facevano eleggere, no. Si mettevano la camicia nera e diventavano deputati. Ecco, e allora, magistrato, essere giusti, apparire ingiusti. La Madre dice che se un magistrato fa politica, appare non più indipendente. E siccome il valore fondamentale, essenziale di un magistrato è l'indipendenza, vuol dire che ha perso l'apparenza di questa sua virtù. Potrà anche essere indipendente, ma ha perso l'apparenza. E allora è vietato ai magistrati fare politica? Ecco, vi sfido, vi interrogo. Ciascuno poi risponde dentro di sé e verificherà dopo. Esiste una norma che vieta ai magistrati di entrare in un di iscriversi a un partito politico, di fare della politica, di partecipare alle elezioni, di diventare sindaco, di diventare deputato, di diventare presidente del Senato, di diventare presidente della Repubblica? Esiste una norma del genere? Se esistesse una norma del genere, non avremmo avuto la persona che è stata nominata poco fa, non avremmo Grasso, non avremmo Emiliano, come si chiama? Emiliani, non avremmo De Magistris e non avremmo tanti altri, ma ce ne sono, non avremmo la Finocchiaro, ecco, non avremmo tanti, non avremmo Torino Violante, non avremmo avuto, adesso non lo è. Vuol dire che non esiste una norma del genere. È vero che non esiste? Perché non esiste? Vi cito alcune norme della Costituzione, 1948, la legge fondamentale dello Stato. Allora, partiamo da una norma fondamentale. Che significa fare politica? Significa esprimere delle idee su come si gestisce la cosa pubblica. Politica in fondo è gestione della polis, della res pubblica, la gestione della cosa pubblica. Ebbene, i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli della legge penale. Io posso partecipare a qualunque tipo di associazione, come cittadino italiano. Dico io, magistrato, anche voi, ciascuno di voi. Tutti noi possiamo partecipare a qualunque tipo di associazione. Il partito è un'associazione, quindi si può partecipare. Articolo 21, primo comma. Esiste addirittura un canale televisivo chiamato Articolo 21, esiste un'associazione chiamata Articolo 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Tutto questo già su due fonti costituzionali che dicono che il magistrato può fare quello che vuole, può fare la politica. Articolo 49, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, tutti i cittadini. Articolo 98, quando parla della pubblica amministrazione, qui sono queste norme qui che vi ho citato adesso, parlano dei principi fondamentali della Costituzione, poi ci sono le norme di settore, norme che riguardano la pubblica amministrazione, in generale, i pubblici impiegati. Quindi quelli che sono i dipendenti dello Stato sono al servizio esclusivo della nazione, generico. Se sono membri del Parlamento non possono conseguire promozioni se non per anzianità. Vabbè, più rilevante. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Allora, per un mistero che si ripete spesso nella Costituzione, c'è un principio, però questo principio poi non trova un'applicazione concreta, perché? Perché la frase immediatamente precedente, l'espressione immediatamente precedente, come dire, tiene sospeso questo principio finché non arriva la novità. Mi spiego subito. Qui c'è scritto: si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari, i diplomatici, gli agenti e i funzionari di polizia. Occorre una legge che vieti l'iscrizione. Questa legge non c'è mai stata. Ed ecco allora Scalfaro, Grasso, Finocchiaro, Emiliano si chiamano, di nome. Cioè, quindi finché non c'è una legge,
non è possibile vietare ai magistrati di far politica e di partecipare alle elezioni. Ci sono alcune norme che riguardano solo i magistrati, che comportano l'incompatibilità, nel senso che quando uno si presenta candidato nella zona in cui è esercitato, quando poi ha smesso di esercitare, di svolgere il suo mandato di sindaco, di deputato, di senatore, di deputato, di eurodeputato, eccetera, non può tornare a fare il magistrato nella stessa circoscrizione in cui si è presentato. Caso Ingroia, ve lo ricordate? Caso Ingroia è un paradigma. Lui si è presentato in tutte le circoscrizioni d'Italia con il suo partito, meno in Val d'Aosta. Non è stato eletto, ha chiesto di tornare in magistratura, gli hanno detto ad Aosta. Ecco, l'unico posto in cui poteva andare. Questa è la dimostrazione che, non essendoci il divieto di iscrizione al partito politico, perché non c'è nessuna legge che lo vieta, ci sono delle norme che scoraggiano i magistrati. Dice, attenzione, se ti presenti però non torni più nel suo paese, nella tua città precedente. Attenzione. Nel 2006 c'è stata una serie di decreti legislativi di attuazione della riforma dell'ordinamento giudiziario. Noi abbiamo ancora un ordinamento giudiziario che si chiama ordinamento giudiziario Grandi. Grandi era il ministro della giustizia del governo Mussolini. Noi abbiamo un ordinamento giudiziario che risale al 1941, numero 12 del 41. Questa legge, l'ordinamento giudiziario, è stata poi modificata diverse volte, ma è ancora in vigore. Quindi è un contenitore in vigore che contiene norme nuove. Nel 2006 ne sono state introdotte alcune dal duo bipartisan Castelli-Mastella. Prima Castelli, poi Mastella. Castelli stoppato dal presidente Ciampi e poi Mastella che ha rimediato ad alcune gaffe e ha modificato. Una in particolare di queste leggi è il decreto legislativo numero 109 del 2006, titolo Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati. Articolo 3. Costituiscono illeciti disciplinari al di fuori dell'esercizio delle funzioni, A, B, C, D, eccetera, eccetera, lettera H. L'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici, ovvero il coinvolgimento nell'attività di soggetti operanti nel settore economico o finanziario che possono condizionare l'esercizio, eccetera, ovvero questa seconda parte la trascuriamo, ma di per sé l'iscrizione ad un partito politico o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici è un illecito disciplinare. Allora, non è vietato iscriversi, ma è un illecito disciplinare iscriversi. Chi si iscrive sa che potrebbe arrivare il lecito disciplinare. Intanto si iscrive, infatti no, nessuno si iscrive al partito, ma si partecipa come indipendenti alle elezioni. A questo punto hai evitato l'illecito disciplinare e hai realizzato l'obiettivo. Avete capito le leggi come sono fatte? No, non è che le fanno i magistrati, le leggi le fa il Parlamento. Ciascuno poi ne trae le conseguenze che vuole. Attenzione, nel 2010, subito dopo, l'Associazione Nazionale Magistrati elabora un codice etico, il codice deontologico, di moda il codice etico. Il codice etico stabilisce una serie di norme per fare il buon magistrato. Se violi questo codice etico, vieni espulso dall'Associazione Nazionale Magistrati, ma non dalla magistratura. È un sindacato, in altre parole. Allora, se uno vuole partecipare all'Associazione Nazionale Magistrati, io faccio parte dell'Associazione Magistrati, conviene, perché? Perché si paga una tassa di 10 euro al mese, mi pare 20 euro al mese, tra tutto sullo stipendio, e si ha un'assicurazione sulla vita a tariffe agevolate, si hanno la responsabilità civile, l'indennizzo, la copertura assicurativa, eccetera, eccetera. Quindi è un'associazione, qui conviene iscriversi. Ebbene, il codice etico dice che il magistrato garantisce e difende all'esterno e all'interno dell'ordine giudiziario l'indipendente esercizio, eccetera, eccetera. Il magistrato evita, norma deontologica, qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici, è brutta come espressione, in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l'esercizio delle sue funzioni. Quindi non deve immischiarsi nei partiti politici. Vuol dire che tutti i casi che abbiamo citato prima violano questa norma di carattere etico. E in particolare,
fermo il regime della ineleggibilità e dell'incompatibilità stabilita dalle normative, caso Ingroia, tanto per intenderci, non puoi tornare a fare il magistrato nel posto in cui ti sei presentato candidato e non sei stato eletto, ovvero ti sei presentato candidato e sei stato eletto e hai finito il tuo mandato, non puoi tornare lì. Qui aggiunge il codice etico un'altra limitazione, in particolare fermo il regime, restando quel regime, e delle competenze stabilite dalle normative nel territorio dove esercita la funzione giudiziaria, nel territorio dove esercita, il magistrato evita di accettare candidature e di assumere incarichi politico-amministrativi negli enti locali. Vuol dire che chi fa il sindaco nella città in cui ha svolto le funzioni, fa l'assessore nella città in cui ha svolto le funzioni, fa il consigliere regionale nella città, nella regione in cui ha svolto le sue funzioni, viola il codice etico della magistratura e dell'associazione e non potrebbe più far parte dell'associazione. Ecco, questo è il quadro normativo che dovrebbe portare ad una conclusione. Il magistrato non dovrebbe far politica. Ma è possibile non far politica? Ecco, e qui veniamo alla chiusura. È possibile non far politica? Far politica significa interessarsi della cosa pubblica, interessarsi della gestione. In fondo, a tavola, dappertutto, insomma, quando si parla poi si finisce sempre per parlare di Renzi, di Berlusconi, di Bersani, di Monti, della Cancelliere, abbiamo parlato. È inevitabile, soprattutto se uno svolge una funzione pubblica. E allora bisogna che il magistrato si rassegni all'idea che per effetto del lavoro che fa e per l'effetto della funzione che svolge, cioè, deve cercare di non apparire, ma questa è ipocrisia. Ebbene, è così, lo dice, chi lo dice? Lo dice un maestro del diritto, è un maestro di magistrati ed avvocati, di intere generazioni di magistrati ed avvocati, lo dice il buonsenso, lo ha detto Pertini, e attenzione, voglio citarvi anche, l'ho scoperto oggi pomeriggio, cercando così su internet alla cieco con questa frase, apparire, essere giusti, indipendenti, eccetera, eccetera. Pensate, Rosario Livatino, conferenza a Rotary di Canicattì del 7 aprile 1984. Rosario Livatino è nato a Canicattì nel 1952. Nell'84, quando tiene questa conferenza, quanti anni ha? 32 anni. È morto nel 90, a 38 anni, ucciso dalla stidda di Agrigento per fare un dispetto alla mafia, a Cosa Nostra. Poi è stato scoperto il motivo per cui è stato assassinato. È in corso la causa di beatificazione di Livatino, perché era un ragazzo per bene, eccetera. Fu un po' maltrattato da Cossiga, che lo definì un magistrato ragazzino, per dire, con la testa fra le nuvole, con le pigne in testa, si direbbe a Roma, insomma, in realtà un ragazzo serissimo. Sentite cosa dice. Piace qui ricordare il settimo canone del codice di condotta adottato negli Stati Uniti per la disciplina professionale dell'ordine giudiziario e forense, anche per gli avvocati, e che testualmente sancisce il dovere del giudice di sottrarsi all'attività politica inadatta al suo ruolo, tra virgolette, la norma statunitense, astenendosi in particolare dall'assumere mansioni di leader o dal rivestire qualunque altra carica in un'organizzazione politica, nonché dal tenere pubblicamente discorsi per un'organizzazione politica o per un suo esponente o dall'appoggiare un candidato ad una carica pubblica. Sarebbe quindi sommamente opportuno che i giudici rinunciassero a partecipare alle competizioni elettorali e così di seguito. E conclude: si è ben detto che il giudice, oltre che essere, deve anche apparire indipendente, per significare che accanto ad un problema di sostanza, certo preminente, ve n'è un altro, ineliminabile, di forma. Ecco, questo è Rosario Livatino, un ragazzino che ha il coraggio, ad un Rotary siciliano, di esporre idee che sono, considerando il nostro ambiente, qui ci sono degli avvocati, che sono un po' rivoluzionarie nel nostro ambiente. Perché? Perché l'impegno sociale
l'essere engagé, l'essere impegnati nel proprio lavoro è gratificante, è quasi doveroso e tutto il resto. E voglio citare un caso di vecchio, perché siccome l'ho citato in un'altra occasione, un articolo che è comparso su un'occasione del centenario dell'Unità d'Italia, 150 anni dell'Unità d'Italia, Peretti Griva, io ho il ritratto di Peretti Griva nell'anticamera del mio ufficio, è il primo presidente della Corte di Cassazione del periodo post-fascista, ex partigiano, è un uomo di fotografo eccezionale, un grande magistrato, insomma, veramente a livello di Calamandrei come personalità. E, dunque, quando negli anni 30, qui viene fuori dalla biografia di Galante Garrone ha sposato la figlia di Peretti Griva. Dice Galante Garrone: quando negli anni 30 i presidenti delle corti d'appello di tutta Italia inviteranno i magistrati partecipanti alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziaria ad indossare sotto la toga la camicia nera rendendola ben visibile, Peretti Griva si rifiuterà insieme ad un suo collega ed il presidente della Corte d'Appello di Torino in un certo senso li proteggerà, ma non autorizzandoli a non indossare la camicia nera. Quindi il presidente della Corte d'Appello di Torino indossa la camicia nera e organizza la cerimonia. C'è Peretti Griva, che era un consigliere, con un altro che non vogliono indossare la camicia nera e non partecipano alla cerimonia. E allora come li giustifica, come li protegge? Non autorizzandoli a non indossare la camicia nera, bensì, secondo la migliore tradizione degli azzeccagarbugli italici, dice Alessandro Galante Garrone, dispensandoli dal partecipare alla cerimonia in quanto, non essendo iscritti al Partito Nazionale Fascista, non potevano fregiarsi dell'onore di vestire la camicia nera e dunque non avevano il diritto di intervenire all'inaugurazione. Bella come l'episodio fa capire la vita difficile dei magistrati durante il periodo fascista. Perché? Perché in base al principio di legalità un magistrato è tenuto ad osservare le leggi. E le leggi all'epoca dicevano che se picchiatore fascista picchiava uno che aveva detto quel brutto muso del duce, quello lì bisognava condannarlo a una pena esemplare, anche all'ergastolo, pene speciali per proteggere lo Stato. Ebbene, i magistrati dovevano farlo o non dovevano farlo? Per fortuna io non mi sono trovato in una situazione di questo tipo e mi auguro che non ci si venga a trovare mai in una situazione di questo tipo, perché qui entriamo nel campo molto più ampio della Antigone, il mito di Antigone, il diritto e la legge. Se la legge ti dice una certa cosa ma il diritto te ne dice un'altra, la legge di Creonte diceva: i traditori devono essere seppelliti fuori delle mura. Antigone, sorella di chi aveva attentato alla vita di Creonte, voleva che il suo fratello ucciso fosse seppellito dentro le mura, perché rispondeva a un diritto sentito. Il conflitto fra diritto e legge e in qualche modo deve essere risolto. E oggi capita con l'obiezione di coscienza per l'aborto, capita adesso con la fecondazione eterologa da poco liberalizzata, da qualche giorno liberalizzata, capita con il divorzio ancora per chi crede ancora che il matrimonio debba essere assolutamente indissolubile. Queste crisi di coscienza dei giudici che si sentono di dover applicare una legge che politicamente e intimamente non condividono, ebbene, sono ipotesi facilmente superabili. E adesso, proprio per chiudere, il concetto positivo di politica. Il concetto positivo è questo: la politica giudiziaria. C'è una politica economica, c'è una politica politica, ma c'è una politica giudiziaria. Quando si amministra un ufficio, me ne sono reso conto solo quando sono stato nominato dirigente di un ufficio, che bisogna seguire una politica giudiziaria. Quando si gestisce un ufficio bisogna gestire la cosa pubblica, bisogna gestire il proprio ufficio. È una politica giudiziaria. E la politica giudiziaria in che cosa consiste? Consiste essenzialmente nello stabilire delle priorità. Allora, anche nella scelta delle priorità bisogna osservare certe regole. E qui che so che sfondo una porta aperta con l'avvocato Fantini, quando parliamo delle priorità nel penale e parliamo delle priorità del civile, perché quasi in contemporanea, però non rivendico la priorità temporale,
Io nel 2001 ho stabilito che al Tribunale di Torino bisognasse, avevo assunto le funzioni a gennaio è partito subito un certo programma sulle priorità dell'ufficio e ho stabilito nel civile che le priorità dovessero essere quelle suggerite dalla politica economica, suggerite dalla politica europea, cioè che l'Italia era all'ultimo posto ed era una vergogna in Europa per quanto riguarda l'arretrato. E ho detto che la priorità era eliminazione dell'arretrato. Eliminazione dell'arretrato e cause che devono durare non più di 3 anni, il massimo consentito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Ho seguito quel tipo di priorità e mi è andata bene. Mi è andata bene perché i risultati che sono riuscito ad ottenere, non tutto per mio merito, ma una parte per fortuna e per merito dei colleghi che mi hanno seguito in questo sogno quasi impossibile, e mi è andata bene. La priorità su che cosa era fondato? Sul fatto che le cause vecchie hanno priorità rispetto alle cause nuove. È una priorità ovviamente prevista dalla legge, prevista ovviamente dal buonsenso, il metodo famoso FIFO, first in, first out, che è la prima che è entrata, la prima che è uscita, non il contrario, l'ultima causa che è entrata, siccome è facile, bella, interessante, la faccio uscire per prima e l'arretrato aspetta, tant'è che un economista ha detto che in Italia invece si usa il metodo, in tutte le pubbliche amministrazioni, il metodo FISH, né FIFO né LIFO. FIFO è first in, first out, LIFO è last in, first out, il FISH è, sapete cos'è? Il FISH è first in, still here. Una volta ne avevo parlato con un collega, presidente del tribunale di un tribunale del sud, lui entusiasta, poi una settimana dopo mi telefona e mi fa, dice, guarda Mario, abbiamo fatto il censimento e mi sono reso conto che qui è tutto un acquario. In penale, qualche anno dopo, parte proprio da Torino un analogo programma. Ecco, falla con la testa così, sta facendo politica. Ecco, è un analogo però sulle priorità. Partendo dal presupposto che se alla Procura della Repubblica arrivano 100 processi in un giorno e si sa che i magistrati addetti al massimo ne possono smaltire 60, 40 che fine fanno? 40 si devono accantonare. Allora, se si segue il criterio, il primo che arriva, il secondo che arriva, il terzo che arriva, il quarto che arriva, se negli ultimi 40 ci sono processi importanti, non si possono fare perché vengono postergati e poi che ne arrivano altri, eccetera, eccetera. E allora il criterio di priorità è la scelta per materia. Allora, la priorità attraverso la scelta per materia. E i processi, quindi se ne scelgono 60 o un certo numero e gli altri si accantonano. Questo contrasterebbe, secondo l'avvocato Fantini, secondo gli avvocati, contrasterebbe con l'articolo 112 della Costituzione. L'azione penale è obbligatoria. I pubblici ministeri devono perseguire tutti i reati che vengono segnalati, che vengono denunciati, e quelli che vengono accantonati e si perseguiranno dopo, ma in realtà poi dopo 5 anni sono tutti prescritti. Questa cosa qui a Torino ha suscitato un certo scandalo, francamente io non l'ho condivisa tanto, perché la priorità che avevo stabilito io era una priorità che non contrastava con la legge, questa qui era un po' ai bordi della legge e non mi convinceva tanto. Adesso mi accorgo dai giornali che scoprono che a Genova il procuratore generale al discorso inaugurale ha attivato questo tipo di politica giudiziaria, a Roma è stato attivato questo tipo di politica giudiziaria, inventato a Torino. È giusto o non è giusto? Qui mi permetto di mettere un punto interrogativo alla domanda mia come risposta, punto interrogativo, cioè domanda col punto interrogativo, risposta mia, punto interrogativo, non lo so. È giusto o non è giusto? Fatto sta che finché non si trova una soluzione diversa, bisogna combattere con questo fenomeno della massa dei fascicoli che arriva, che è superiore alla massa che si riesce ad esaurire. Questa è la politica giudiziaria. Ovviamente non vi ho parlato di politicizzazione dei giudici, perché questa non è politicizzazione dei giudici, non vi ho parlato di accanimento giudiziario contro Tizio, contro Caio, contro Sempronio, non vi ho parlato di magistrati che in politica fanno i politici a tempo pieno e poi dopo tornano a fare i magistrati, eccetera, eccetera, perché
Mi aspetto qualche vostra domanda, qualche vostra provocazione, ma non mi sento di esporre teorie su questa cosa qui. E vi ringrazio per avermi ascoltato. Benissimo, questa sera le domande sicuramente ci sono e sono parecchie. Da chi incominciamo? Intanto ringrazio il dottor Barbuto, è stato un intervento denso, ricco di stimoli. Da cittadino torinese intanto un ringraziamento perché il Tribunale di Torino è un'eccellenza nel panorama nazionale e quindi da cittadino non posso che esserne riconoscente. Quattro domande, molto veloci. La prima, da quello che ho colto si tratta di trovare, però ho detto veloce, si tratta di conciliare da un lato il principio della libertà di tutti i cittadini, quindi compresi i magistrati, di far politica, e dall'altro del principio della separatezza dei poteri. Allora mi chiedo, tecnicamente una norma che viene, usando una brutta espressione anglosassone, freezing out, ossia il magistrato che lascia la carriera deve attendere un determinato periodo di tempo, stabilito poi dal legislatore, prima di entrare in politica. Quindi se potrebbe essere una soluzione sul piano tecnico. La seconda riguarda invece prendendo il discorso della separatezza dei poteri. Faccio una premessa, lei ha citato Ingroia, io volevo solo fare un accenno senza fare nomi e cognomi, ma lo facciamo a questo punto. Cioè la percezione del cittadino, l'opinione pubblica, con questi episodi sul venir meno dell'apparente indipendenza del magistrato alla luce di simili situazioni. Allora lei ha fatto riferimento a un codice etico dell'Associazione Magistrati. Mi permetto, ecco, di avere delle grandissime remore sui codici etici. Forse non sarebbe meglio, come strumento, un codice, poi magari esiste e io non lo conosco, un codice di autodisciplina o autoregolamentazione. Viene chiamato codice etico, ma poi nella sostanza lo è. Ah, ecco, no, perché faccio solo, mi accavo qui con una battuta, Lehman Brothers aveva un magnifico codice etico e poi sappiamo come è andata a finire. Un'ulteriore domanda riguarda il rapporto fra giornalismo e magistratura, rapporto delicato anch'esso, sovente vediamo sui giornali riportate notizie su provvedimenti che riguardano appunto i diretti interessati, prima ancora forse che i diretti interessati lo vengano a sapere. È chiaro che, come dire, nelle maglie procedurali ci sono delle falle. Allora, come si può conciliare da un lato il diritto alla corretta informazione dell'opinione pubblica, ma nello stesso tempo alla doverosa privacy di chi è interessato comunque da un provvedimento? E ancora l'ultimissima domanda riguarda perché a suo avviso, a distanza di tantissimi anni, dato che non lo sapeva, siamo ancora fermi all'ordinamento Grandi, per quali motivi secondo lei non si è ancora riusciti oggi ad arrivare a una riforma organica della giustizia? Io mi sono fatto un'idea, magari molto sbagliata, ossia la politica intende forse la riforma della giustizia in modo punitivo forse, e a questo punto si provoca una reazione opposta. Del resto, anche qui me la cavo come una battuta, non posso non pensare a quel tentativo di riforma portato avanti dal guardasigilli Mastella e naufragato miseramente con due siluri sotto la linea di galleggiamento del guardasigilli, credo l'informazione di garanzia al ministro e l'arresto della moglie col divieto di dimora in Campania. A stretto giro dell'annuncio, ecco, forse nell'opinione pubblica ciò induce una certa percezione. Lei ritiene adesso che con questo scenario, questo contesto, i tempi siano finalmente maturi o meno? Anche perché in questa, mi perdonatemi il termine, in questa ordalia riformistica, ogni giorno per il giornale c'è una riforma nuova, ma lo dico con massimo rispetto, ne abbiamo bisogno, non sento mai parlare della riforma della giustizia, che eppure credo sia
uno dei cardini della modernizzazione del paese, perché se un imprenditore vuole investire in Italia ha bisogno di sapere che se c'è un contenzioso i tempi siano ragionevolmente brevi. Chiedo scusa per il tempo che ho sottratto, grazie. Separazione dei poteri pacifico. E, diciamo però che questi principi che io ho esposto dei magistrati che dovrebbero stare alla larga dalla politica attiva e dovrebbero sforzarsi anche di apparire come alla larga dalla politica attiva, salvo poi pensare liberamente ed esprimere in privato, in un Rotary, in un club, fra amici, le proprie idee politiche, ma pubblicamente, interviste, eccetera, è opportuno che non lo facciano, perché finiscono per perdere credibilità. E questo si c'entra con la separazione dei poteri, perché i magistrati sono un potere a parte rispetto al potere politico, però attenzione, il potere politico è potere esecutivo, potere legislativo. Poi c'è il potere giudiziario, l'ordine giudiziario che esercita il cosiddetto terzo potere, ma è un problema di tipo totalmente diverso. In realtà l'immagine del magistrato giusto ed imparziale, che lo è e appare come tale, è un'immagine che serve più agli utenti e all'opinione pubblica e ai destinatari delle sue sentenze che non a risolvere questi problemi della separatezza e della separazione delle funzioni. Il codice etico in realtà è il codice della ANM, un codice di autoregolamentazione, infatti è stato approvato dal comitato direttivo centrale della ANM, che è un organismo pletorico in associazione di parlamentino eletto da magistrati di tutta Italia iscritti all'associazione, quindi è un codice di autoregolamentazione e come tutti i codici di autoregolamentazione ha i limiti che ha, perché è sufficiente quando uno poi incappa in una violazione e intervengono i provvedimenti a tentare di censurarti, tu dici mi dimetto e il procedimento si blocca, non c'è niente da fare. Giornalismo e garanzia delle cose. Nella legge, per la prima volta, in questa legge che vi ho citato, negli illeciti disciplinari e anche in un'altra legge coeva, che risale a Mastella, che ha modificato le leggi Castelli, e c'è una norma che vieta ai magistrati di rilasciare interviste, dicendo che per esempio per la Procura della Repubblica ci deve essere una sola persona, o il Procuratore della Repubblica o un suo delegato, o più persone ma delegate del Procuratore della Repubblica, a rilasciare interviste. Gli altri magistrati non possono rilasciare interviste. Poi sul giornale vengono fuori le parole attribuite al magistrato tale e magistrato tal'altro. Se si fa un procedimento disciplinare per questa violazione, il magistrato dirà me le hanno attribuite a mia insaputa, io non ho mai detto una cosa del genere, il giornalista non dirà mai che quelle parole sono uscite dalla bocca del magistrato, qui lo dico e qui lo nego al bar, e alla fine si risolve. Quindi è un problema anche di costume, però è opportuno che i magistrati si adeguino a questa norma. È un illecito disciplinare parlare per esempio dei processi, di criticare i processi altrui, i magistrati non possono farlo, però insomma se andate a porta voi trovate tranquillamente magistrati che parlano dei processi altrui liberamente, così. C'è una norma che scoraggia questi comportamenti. E il perché non si fa la riforma? E c'è da sperare qualcosa con Renzi. Renzi ha fatto un calendario. A maggio 80 euro in busta paga. Ad aprile il DEF. E ci siamo. Ad aprile il DEF, a marzo 80, programma degli 80 euro da realizzare a maggio. Adesso il DEF lo sta facendo, poi le province, poi l'Italicum, eccetera. A giugno ha programmato la riforma della giustizia. Giugno, aspettiamo giugno, che è dietro l'angolo. Attenzione, ma, e qui vengo al problema, perché fino adesso non c'è stata la riforma della giustizia? Perché siamo sicuri tutti, io sono sicuro personalmente, ma siamo sicuri tutti leggendo sui giornali, che quando si porrà mano alla riforma della giustizia verrà fuori il problema. Le carceri, il 28 maggio scade l'anno di moratoria che ci ha dato la Corte di Strasburgo per mettere a posto le carceri. Fino adesso questo è stato fatto, un decreto svuota carceri che ha svuotato quasi niente, ma di carceri nuove e poi il piano
carcerario che per i prossimi 5 anni. Basta. Io mi sono permesso nella negoziazione dell'anno giudiziario di dire: ma in 2 mesi non si potrebbero requisire un po' di caserme, adattarle in 20 giorni, assumere un po' di persone con i risparmi di spesa dal finanziamento pubblico dei partiti, che anziché partire dal 2017 potrebbe partire dal 2015, e mettere i detenuti a basso rischio di evasione nelle caserme anziché mandarli a casa, quantomeno per salvare la faccia e dire sei detenuto in una caserma accogliente, bella, con palestre, campi di calcio e tutto il resto, ma almeno sei detenuto. L'obiezione di un'autorità presente, non so chi rappresenta l'inaugurazione, è la sdemanializzazione. Io ho esplicato che, non per fare il Renzi della situazione, ma la sdemanializzazione, volendo, si fa in 5 minuti. La sdemanializzazione significa una firma di un ministro su un atto per trasferire la proprietà o la disponibilità del bene ad un altro. Allora, primo, riforma, le carceri. Secondo, le intercettazioni telefoniche, da sempre. Terzo, la prescrizione. Quarto, processo breve, processo lungo, separazione delle carriere. Vedete quante carne al fuoco per ognuna di, ma della celerità del processo, della rapidità del processo, di uscire da questa da questo insaccamento che abbiamo. Il doing business quest'anno ci ha classificato al posto numero 103, ma per anni siamo stati al posto numero 158, 159, 160 e 161. Adesso siamo al posto 103, ma sapete perché? Perché hanno cambiato il metro di misurazione. E solo per questo, non perché la giustizia è migliorata. Siamo a livello, una volta, Djibouti, Congo, Kosovo, Afghanistan. Siamo a livello dell'Afghanistan come giustizia civile. Giustizia civile. Non investono. Io faccio sempre l'esempio di un supermercato, un droghiere di Parigi, che decide di aprire una botteguccia sulla Costa Azzurra, al mare, uno sbocco al mare, un erborista, dovendo scegliere, e si innamora di una certa zona, tanto per intenderci latte, mentone, Ventimiglia. Secondo voi, fra latte, mentone, Ventimiglia, cosa sceglie quando legge il big business e dice che se un cliente non gli paga la fornitura e lui, per recuperare quella somma, in Italia impiega 7 anni e mezzo, in Francia impiega 7 mesi? Ecco, va mentone, mi pare. Ecco, questa è, senza andare sulle grandi teorie, Draghi dice che tutto questo costa un punto di PIL, 16 miliardi di euro, un punto di PIL. Noi, per rosicchiare 0,1 di PIL, ci affanniamo anno per anno. Renzi fa il miracolo, porta il PIL da 0,7 a 0,8. Un punto di PIL, la giustizia che non funziona, la giustizia civile che non funziona. Ecco, quando, come si riuscirà a fare una riforma organica della giustizia in questo modo? Allora, la colpa è della ricchezza dei temi? Bene, qui faccio l'autocritica, state registrando, andrà a finire su YouTube, pazienza. Quando si fa una riforma della giustizia, i primi a mettere il becco e a dire questo non va, questo non va, questo non va, questo non va, questo va fatto così, sono i magistrati. Quindi, a conti fatti, i magistrati fino ad oggi hanno dimostrato, lo dico senza pelle sulla lingua, hanno dimostrato di essere dei conservatori in materia di... perché non si può riformare niente, separazione delle carriere, bisogna riformare il Consiglio giudiziario, il sistema elettorale del Consiglio giudiziario, la politicizzazione per correntizia, la deriva correntizia dei magistrati. Per cui, per nominare qualche... non proseguo su questo argomento. Le correnti sono micidiali. Allora, tutto questo significa che riformare la giustizia è possibile se i magistrati si lasciano coinvolgere con umiltà e con spirito veramente di riforma, rinunciando magari a qualcosa, e questo qualcosa è in termini di non tanto sull'indipendenza, lì non si transige, sull'autonomia, perché autonomia e indipendenza sembrano sinonimi. In realtà, ferma restando l'indipendenza, che è una garanzia costituzionale, forse
l'autonomia, l'autogoverno, eccetera, potrebbe essere in qualche modo toccato. Grazie. Cioè, perché i magistrati, con spirito di servizio, e nel Rotary vale lo spirito di servizio, non fanno loro la riforma della giustizia, o comunque non svolgono un ruolo di primi attori, perché dalle sue parole mi sembra che tutti i ministri della giustizia che si sono succeduti in questi anni, similmente ai ministri dell'università e dell'istruzione, creino un cimitero, perché ognuno modifica le leggi di quello precedente e alla fine non si capisce più quale sia l'indirizzo generale. Sono tutta, per fare una citazione che forse c'entra poco, ma mi veniva in mente per la sintesi, sembra un po' quando Bonhoeffer diceva il Dio tappabuchi, cioè ogni volta che c'è un piccolo problema faccio una preghierina al Signore, perché, ma non sono in realtà professante la fede. Quindi la domanda è sempre la stessa, perché il rapporto tra magistratura e politica, come lo vedo io, molte volte è un rapporto che mi sembra di tipo premiale. Un famoso magistrato che poi ha insistito molto negli anni successivi, fino a un evento fortunato più recente, sui valori dell'Italia, in realtà ha fatto il politico prima per così, per forse sfuggire a pressioni un po' troppo eccessive, ma in realtà cercando un premio nella politica a quello che era un suo dovere istituzionale, cioè di persino dire dei reati. E in realtà tutti i politici, tutti i magistrati che vanno in politica fanno altre cose, tant'è vero che c'è un proliferare di sindaci, forse De Magistris è più un promoveato che un tamoveato, ma Emiliano, cioè. Allora, se un magistrato vuole andare in politica e ha spirito di servizio, perché non pensa primariamente non a occuparsi del territorio, a fare, occuparsi del problema dell'ILVA, ma pensa a rendere migliore quello che è un'interfaccia fondamentale tra cittadini e lo Stato, cioè la giustizia. Perché è come se i medici non si occupassero mai di far funzionare meglio gli ospedali. Questo non vuol dire che ci riescano, però almeno ci provano e ne dibattono. I magistrati, quando si tocca con questo, sfuggono, mi sembra, tante responsabilità. Le carceri sono piene perché c'è tanta gente in carcere. Il carcere preventivo è un assurdo. Io non so cosa c'entri con l'habeas corpus, ma insomma. Il paragone, poi l'ultima cosa, il paragone che ha fatto Livatino, pace all'anima sua, con la giustizia americana, un piccolo particolare, che il procuratore viene eletto negli Stati Uniti e questo è un punto fondamentale, mentre qui i magistrati si fanno per concorso, anche professori universitari, quindi da questo punto di vista. Però la domanda rimane lo stesso, perché in questo spirito di servizio nei confronti della società il magistrato non riforma la sua funzione e tutto sommato la cede ad altri per criticare quello che fanno altri. Perché i magistrati, potrei rispondere, non fanno loro la riforma, non si mettono in politica, no? Quando entrano in politica non si interessano di fare la riforma. Bene, avrete letto sicuramente le cronache e le commemorazioni di Gerardo D'Ambrosio, recentemente morto Gerardo D'Ambrosio, e in uno dei vari giornali, adesso non ricordo quale, si ricorda questo fatto: Gerardo D'Ambrosio, quando fu eletto senatore, non era più magistrato perché era andato in pensione, quindi al di fuori da quelle frecciatine che ho fatto ai magistrati in servizio che si candidano, era in pensione, fu nominato senatore, subito presentò alcune proposte di legge, perché poi il singolo deputato, il singolo senatore propone, firma e fa una proposta di legge. Non gliene hanno esaminata una, ma neanche una. Io l'ho scoperto dai coccodrilli dopo la sua morte, non sapevo di questo fatto. Perché? Perché le riforme le fa la politica. La riforma della magistratura, che è riforma che in buona parte incide, in alcune parti fondamentali incide anche sulla Costituzione, perché per esempio per arrivare alla separazione delle carriere, con la separazione dei consigli superiori della magistratura e dell'autogoverno, bisogna passare attraverso una modifica costituzionale, altrimenti non ci si arriva mai a quella che vorrebbero gli avvocati. Oggi una separazione delle carriere di fatto c'è,
un PM non può diventare giudice a Torino. Per diventare giudice, un PM deve andare a Milano, e un milanese può venire a Torino. Siccome pochi sono disposti a spostarsi solo per cambiare funzioni, ognuno rimane nella sua, ingessato nella sua funzione. La riforma della giustizia deve passare dalle mani dei politici. E i magistrati sono 3, 4, 5, per quanti sono numerosi, ma sono pur sempre etichettati magistrati, non gliela lasciano fare. La politica non l'ha fatta fino adesso, lo constatiamo, diciamo che sta uno scandalo, non l'ha fatta, perché ogni volta che si parla di riformare il tutto si comincia, le carceri, le intercettazioni, questo e quest'altro, si comincia con temi caldi e non se ne esce. Castelli a suo tempo prese in mano l'ordinamento Grandi del 41 e fece una specie di tsunami di decreti legislativi, una legge delega e una serie di decreti legislativi a non finire. I magistrati protestarono perché erano in buona parte, in alcuni casi, un po' punitivi, perché esigevano degli esami continui, era una specie di esamificio continuo, e protestarono. Ci furono 4 scioperi, mi pare, uno dietro l'altro. Ciampi, all'epoca era Ciampi presidente del Consiglio, bloccò la legge, la fece modificare con un messaggio, fu modificata, stava per entrare in vigore, non entrò in vigore, cadde il governo Castelli, o il governo, era il governo Berlusconi, credo, con Castelli ministro, subentrò un governo, credo che fosse Prodi, con Mastella ministro, era Prodi. Mastella riprese quei decreti legislativi in mano che stavano per entrare in vigore, quindi o si bloccavano dicendo sono abrogati e non si poteva fare, li modificò radicalmente e sostanzialmente, per modificarli sentì i magistrati, ma non sentì i magistrati come lei sta pensando alla magistratura come una categoria bella unitaria, no? La magistratura, ecco qui la deriva correntizia di cui ho parlato, la magistratura è formata da 4 magistrature diverse che la pensano politicamente in un modo diametralmente opposto. E allora Mastella, da buon politico navigato come era, accontentò uno, l'altro, l'altro e l'altro. È famosissimo, insomma, la distribuzione anche dei posti all'interno del ministero per accontentare tutte le varie correnti, e riuscì a far passare quella riforma che però non è completa, perché c'è un ultimo provvedimento ancora da fare, che è previsto dalla legge delega, ormai scaduta, che è il testo unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario, cioè il nuovo ordinamento giudiziario, per eliminare dai nostri codici e anche dalle banche dati informatiche la vergogna di avere un ordinamento giudiziario firmato Grandi. 1941. Quello precedente, sapete da chi era firmato? Da Cortese, ministro piemontese, no, non era piemontese Cortese, ministro del governo Minghetti, credo, 1865, 4 anni dopo l'Unità d'Italia. Quindi ordinamento giudiziario Cortese, 1865, ordinamento giudiziario Grandi, ci siamo fermati. Non c'è un altro ordinamento giudiziario. Cioè, da 1865 a 1941, 40 più 30, in quel lasso di tempo sono riusciti a fare un nuovo ordinamento giudiziario, e vorrei vedere, dopo tutto il fascismo, dopo la rivoluzione e dopo le due guerre, una in corso, sono riusciti a farlo. Noi non siamo riusciti ancora, a distanza di più di 60 anni, 70 anni circa, 70, 72 anni, non siamo riusciti a fare l'ordinamento giudiziario. Per fare l'ordinamento giudiziario nuovo ci vuole una classe politica coraggiosa, con una magistratura leggermente, dico leggermente come eufemismo, più umile e più disponibile. L'altro giorno ero in coda in cancelleria con un collega, che eravamo tutti e due un po', insomma, seccati, ovviamente, per il fatto di dover stare qualche ora per poter ritirare una copia, eccetera. E allora si fanno i discorsi, i soliti discorsi da bar, qualunquistici, eccetera. E lui a un certo punto ha detto, ma sai, intanto le cose qui non cambieranno mai, perché va bene che vadano così. Cioè, alla politica
e a una certa impresa va bene rispettivamente che la giustizia penale non funziona, perché se funzionasse i primi a rimetterci sarebbero proprio loro, e a una certa impresa che non funziona la giustizia civile, perché così non ha problemi, non penso per contestare una bolletta Telecom piuttosto che del telefono, della luce, insomma bisogna fare tutta un'altra fila che alla fine insomma, chiunque lascia perdere. Lì per lì mi è sembrata appunto la solita buttade, così, qualunque, però in effetti poi ci ho ripensato e forse non è così sbagliato, o no? Totalmente. Pensare che l'inefficienza della giustizia, sia civile che penale, sia voluta da una classe politica che su questo poi fonda la sua sopravvivenza e fonda anche i suoi interessi, è un po' tu parli di teoria qualunquista, io direi complottarda o come si chiama quella dietrologia. Non è così, perché il paese si vergogna, noi ci vergogniamo tutti, l'Italia si deve vergognare e si vergogna quotidianamente nei confronti degli altri paesi. Facciamo ridere in tutta Europa per la durata dei nostri processi civili, per la farraginosità dei nostri processi penali. Pensate come sghignazzano, a torto secondo me, come sghignazzano negli Stati Uniti per il processo di Perugia. Sghignazzano di fronte a 4 sentenze, a torto. Come? No, a torto, lo dico subito, perché? Perché con la giustizia esemplare degli Stati Uniti, in primo grado, con una giuria popolare, l'angelica persona che non nomino, se riconosciuta colpevole, sarebbe già stata impiccata, ghigliottinata o messa sulla sedia elettrica senza appello, perché l'appello è previsto solo in casi eccezionali. In Cassazione ci vanno 800 casi all'anno, in Italia 30.000, 90.000, 80.000, 800, 30.000, 90.000, 90.000, 30 di civile, 60 di penale. E il fatto che per quel processo ce ne siano stati già 4, per quella vicenda ci sono già 4 processi, beh insomma meglio abbondare che deficere, insomma, per fortuna, l'incertezza, il dubbio, qualche volta è salutare, prima di condannare qualcuno all'ergastolo, di condannare come negli Stati Uniti condanneremo. Quindi c'è da vergognarsi per la farraginosità dei nostri processi penali, che durano un'eternità, anche quelli che sembrano rapidi, durano troppo rispetto ad altri paesi. In altri paesi nel giro di 6 mesi, 7 mesi, massimo un anno, il processo penale è finito, non può durare più di un anno. E da noi quale processo penale dura un anno? Ai politici fa comodo questo? Dobbiamo immaginarli come una sorta di cric di delinquenti che decidono, diciamo, va bene, allora neutralizziamo l'efficacia di questi benedetti giudici che, se fossero efficaci, ci metterebbero tutti in galera. Non è così. Perché? Perché corrono dei rischi della giustizia sommaria. Oggi proprio i politici sono quelli che, quando vengono beccati, e vengono beccati qualche volta per puro caso o in base a certe strategie che a loro sfuggono e che non riescono neppure a capire in pieno, quando vengono beccati vengono massacrati e sono carriere stroncate il più delle volte. E non so se conviene ai politici vivere in un'incertezza come questa. Pensate al terremoto che è successo in questi mesi a Torino, a livello di politica locale. Non è mica piacevole per i politici un fatto del genere. Si può anche dire che è un'inchiesta solo a metà, che non è completa, che chissà come andrà a finire, poi finisce in una bolla di sapone. Intanto c'è stato. Intanto l'opinione pubblica nei confronti di quei politici ha una disistima che non credo che faccia piacere ai politici. Quindi questa tesi è il governo, è la classe politica che vuole che la giustizia sia inefficiente, non so, io ritengo infondata. È che la classe politica è inetta per risolvere il problema, non è capace. Allora, tanto perché siamo verso la chiusura, immagino, come uscirne? Non voglio fare il pessimista della situazione. Ecco, per rispondere tardivamente a quella sua domanda di qualche mese fa, l'autoriforma individuale, però, o non generale, ma collettiva, è un discorso diverso.
ogni giudice di per sé fa una riforma per i fatti suoi. Lui sa perfettamente quali sono i difetti della sua, del suo modo di procedere. Allora, è facile sposare le espressioni anche statunitensi, manageriali, il case management. Ogni giudice si disciplina il suo processo, il suo ruolo, secondo certe strategie razionali suggerite dalla teoria aziendalistica. Ogni giudice. Ogni gruppo di giudici, ogni sezione fa la stessa cosa, ogni tribunale fa la stessa cosa, e a questo punto diventa più che case management, diventa il court management, è la direzione che gestisce i processi. Se ciascuno lo facesse per conto proprio, una piccola virtù qui, una piccola virtù lì, un'altra piccolissima virtù da un'altra parte, con una virtù un po' più grandicella dall'altra parte, ci sarebbe una macchia di leopardo di virtuosismo, di virtù che si potrebbe diffondere. Io nel 2001 ci ho provato, avevo fatto un convegno recentemente organizzato da una rivista milanese, direzione del personale, hanno selezionato tre casi di simili a queste di Torino, ecco, Genova e Prato, e un'altra è una sola sezione civile del Tribunale di Palermo. Hanno selezionato questi tre casi, organizzato il convegno, ed è venuto fuori che laddove i giudici si sono messi in gioco da soli, rebus sic stantibus, a leggi invariate, a costo zero, senza pretendere nulla e senza lamentarsi, mancano le risorse, manca il personale, manca questo, manca quest'altro. Si fa quello che si può. Se uno non ha soldi e vive in una casa in gran disordine, anche senza soldi, forse da solo, la casa la mette a posto. Ma si aspetta l'aumento di stipendio, di vincere al Totocalcio per poter assumere una squadra di cameriere che gli mette a posto la casa sarà sempre in disordine. Ringraziamo moltissimo Mario Barbuto per esserci venuto a trovare questa sera. Noi abbiamo una piccola tradizione, gli consegniamo il fegno del nostro club, eccoci. Grazie. E...